Hey guys! Oggi faremo uno spoileraggio vero e proprio, però uno spoileraggio tecnico, non architettonico ed estetico, del nuovo 50 Calò, che guardando il consolato americano vi siete ben resi conto dove ci troviamo, in Piazza della Repubblica. Allora, entriamo dentro, quindi come ho detto promesso che sarà uno spoileraggio puramente tecnico e vediamo un attimo le cose che ci sono da fare. Il mio amico Pigi, ecco qua. Iniziamo semplicemente dal forno. Adesso metto una pausa e andiamo in cucina. Ecco qua, questo è l'abbattitore di fuliggine al servizio di marca Smoky, ovviamente al servizio del forno che avete visto, che ha realizzato un artigiano da Londra, Marco Parente, che lo salutiamo. È colui che ha realizzato anche i forni a Londra stesso. Mi piace questa soluzione rossa, molto molto carina. Il tubo viene prendete quando cammina sottoterra, onestamente senza togliere merito a nessuno, ma veramente in pochi avrebbero avuto il coraggio di optare per questa soluzione. Andiamo a vedere la cucina. E questa è la mitica cucina, sta ancora in fase di completamento. Ecco qui il canale per farvi rendere conto anche della portata della sezione. La cappa tutto ok, Electrolux c'è, se non ci ricordiamo di Antonio Sancazza. Anche tutto merito naturalmente anche dell'architetto Vesce, che ha coordinato un po' tutte queste maestranze, tante imprese. Bocca al lupo, il nuovo 50 Calò, che non so come si chiamerà, 50 Calò Luxury, riserva, non so, cioè praticamente si potrà accedere solo ed esclusivamente tramite prenotazione. E naturalmente il 50 Calò di Piazza San Nazaro sarà sempre super operativo come adesso. In bocca al lupo a tutti.